poco meno di 2 anni di distanza dall'ultimo con i MacRae Dirt 2, Codemasters è ormai quasi pronta a rilasciare l'atteso seguito. La data d'uscita, fissata per il 24 maggio, è ormai prossima, eppure il nuovo Dirt 3 si sta approcciando agli scaffali con un'inaspettata timidezza. Il team inglese ha probabilmente preferito lavorare lontano dai riflettori, ascoltando i feedback della nutrita ed affiatata community, per proporre un prodotto profondamente trasformato e ricco di novità. Grazie ad un codice preview giunto in redazione, abbiamo finalmente avuto modo di sporcare i nostri pad e di scoprire la nuovissima modalità Gincana. Dirt 3 si ritrova con il difficile compito di recuperare la fiducia degli appassionati, in parte persa dopo lo scorso episodio giudicato fin troppo arcade e cacciarone, ridonando importanza alle competizioni classiche e proponendo un nuovo motore fisico in grado di restituire sensazioni di guida più credibili, appaganti e soprattutto profonde. Inserito il disco nella console, il titolo si è presentato nel più classico stile Codemasters, ovvero richiedendoci alcune informazioni base per personalizzare il nostro profilo, per poi metterci davanti un menu tridimensionale. La prima novità è rappresentata proprio da quest'ultimo, che abbandona totalmente quanto visto 2 anni fa in favore di un più classico elenco di opzioni organizzato sfruttando una grafica geometrica e minimal, molto accattivante. Le modalità proposte sono decisamente classiche, suddivise in Tour Dirt, multigiocatore, singolo e Mio Dirt. La prima rappresenta l'opzione principale, facendo le veci della carriera, e vi permetterà di affrontare una sequenza di eventi sbloccabili guadagnando un numero sufficiente di punti reputazione. Questi vi verranno assegnati a fine gara in base al vostro piazzamento, con un bonus aggiuntivo nel caso riusciate a soddisfare un obiettivo specifico o sfruttate pochi flashback a disposizione. Vi garantiranno l'avanzamento di livello. Crescere la vostra esperienza permetterà a sua volta di guadagnare l'accesso ai vari team che vi metteranno a disposizione diverse auto da scegliere prima di ogni competizione. Codemasters non si è limitata a rifare da zero solo la presentazione, fortunatamente, ma ascoltando con attenzione il feedback della community ha deciso di donare una rinnovata importanza alle tappe rally, che costituiranno circa il 60% dell'offerta ludica totale. Il primo insieme di prove vi chiederà proprio di affrontare alcuni tracciati finlandesi, affidandovi al vostro copilota per cercare di totalizzare il miglior tempo. Il pacchetto comprenderà una discreta varietà di categorie di auto dedicate esclusivamente al rally. Nella versione preview che abbiamo potuto testare erano incluse competizioni alternative alle classiche tappe sparse per il mondo, quali Rallycross, gare head-to-head, Land Rush, gare drift ed infine le Freestyle Gincana. Quest'ultima rappresenta una delle grosse novità di quest'anno e vi chiederà di affrontare dei percorsi ad ostacoli, esibendovi in acrobazie di vario genere. Grazie all'Accademia di Ken Block potrete imparare a domare tutta la potenza del vostro mezzo dosando millimetricamente acceleratore, freno a mano e sterzo per fargli compiere giravolte intorno a dei pali, sgommate attraverso i cancelli di derapata, salti e molto altro. Una volta prese le basi potrete finalmente dedicarvi alle gincane vere e proprie, dove esibendovi al vostro meglio potrete ambire i primi posti accumulando punteggi sempre più alti. Non si può certamente definire Dirt 3 come un titolo avaro di novità per quanto riguarda i contenuti, ulteriormente arricchiti dall'introduzione delle condizioni climatiche, neve compresa, ambientazioni riprese dai vecchi titoli, la possibilità di trasferire sul proprio account YouTube i replay con un semplice click, per concludere con una ricca modalità multiplayer. Codemasters non poteva comunque sperare di cavarsela infarcendo il proprio prodotto di contenuti senza rivedere profondamente il sistema di guida, che torna in Dirt 3 dopo pesanti revisioni. Gli sviluppatori inglesi hanno infatti scelto di ascoltare la voce degli appassionati spingendo il proprio titolo nuovamente verso lidi più simulativi, imbastendo una gestione della fisica molto più convincente rispetto a quanto visto nella scorsa iterazione. Va dalla mano, l'auto è risultata sensibilissima ad ogni sollecitazione impartita allo sterzo, a volte forse esagerando nell'effetto pendolo, il quale rende complesso persino mantenere l'auto in carreggiata durante i rettilini, soprattutto inizialmente. Con un po' di pratica e acquisita la dovuta delicatezza, siamo effettivamente riusciti a governare con grande soddisfazione i mezzi presenti nella build, grazie anche ad una gestione molto efficace di freno e freno a mano, anch'essi dotati di tempi di risposta ridottissimi. Da perfezionare invece il peso dell'auto, che nella simulazione proposta da Dirt 3 sembra ancora fin troppo leggera, sintomo che si paleserà non tanto durante la guida, quanto piuttosto negli impatti contro gli altri avversari o con il bordo pista. In fase di recensione avremo modo di approfondire la nostra conoscenza con il gameplay, che per l'occasione si è dotato di diversi aiuti alla guida e di ben 6 livelli di difficoltà. A proposito di scontri, torna forte dell'esperienza maturata negli anni dal team di sviluppo l'eccellente gestione dei danni già vista all'opera negli altri prodotti basati sull'Ego Engine di Codemasters, non perfetta, ma capace di restituire una delle rappresentazioni più impressionanti degli incidenti mai viste. A livello estetico, il titolo, sebbene ancora non in versione definitiva, ci è parso come un ulteriore passo in avanti rispetto al capitolo precedente, capace di una resa estetica davvero eccellente. Modelli di auto molto dettagliati corrono su circuiti ottimamente allestiti, ricchi di dettagli e curati nei minimi particolari, in un quadro estetico arricchito ulteriormente da una mole di effetti di luce, particelle e quant'altro davvero notevoli. Questa prova su strada in compagnia di Dirt 3 ci ha davvero impressionati. Il titolo sembra in grado di presentarsi sugli scaffali forte di un'offerta ludica varia, ricca e soprattutto dedicata fortemente agli amanti del rally più tradizionale.
Questi potranno inoltre scoprire una disciplina come la gincana, rivelatasi impegnativa e allo stesso tempo molto intrigante, le cui potenzialità non vediamo l'ora di sviscerare in fase di recensione. Alla base troviamo un modello di guida decisamente più interessante di quanto visto 2 anni fa, posizionato a metà strada tra simulazione ed accessibilità, ma che grazie agli aiuti e ai 6 livelli di difficoltà promette di accontentare un'ampia fascia d'utenza. Chiude il cerchio uno dei comparti estetici più accattivanti della categoria. La data d'uscita è fissata per il prossimo 24 maggio, restate con noi per il verdetto conclusivo.